Il futuro della città può e deve essere progettato tenendo conto dell'enorme patrimonio di storia e di tradizioni lasciato in eredità dal passato. Protagonista della nostra rubrica Firenze Domani, Luciano Artusi, memoria storica di Firenze per eccellenza, che ha dedicato oltre 50 pubblicazioni alla storia appunto di Firenze, tra cui l'ultima C'era una volta Firenze, all'epoca delle mura. Domani Firenze, come se la immagina? Io spero che non che si tramandi una città più reale possibile, che non ci siano stravolgimenti come c'è stato per Firenze Capitale, come c'è stato per la guerra. Ecco, spero di dare ai posteri una Firenze più Firenze possibile, insomma, più storica, che rimangano i monumenti. Noi ora, perché si è parlato delle mura? Perché Firenze è rimasta amputata con le mura, e mentre magari con il ghetto e il mercato vecchio non ci se ne accorge, perché non c'è più nulla che rappresenti quella vecchia Firenze, con le mura c'è rimasto, i moncherini, queste porte, che sono porte che uno non se lo immagina nemmeno, una porta su un vuoto, non ha senso. Rispetto all'epoca di Firenze Capitale, lei ravvede oggi una maggiore sensibilità per il patrimonio artistico, anche urbanistico, sì. Facendo l'esempio delle mura storico, sì. C'è una maggiore sensibilità? Sì, adesso c'è più sensibilità, molto più sensibilità, e anche se immagino ci sarà sempre la speculazione, come è avvenuta in tutti i casi, e dopo guerra e delle mura, nella costruzione delle mura, della distruzione della mura con la costruzione delle cure, della mattonaia, tutti questi nuovi insediamenti, queste nuove zone, no? Hanno trovato le pietre lì, che non costava niente. Lei parla di speculazione, forse un po' qualcosa si è sbagliato quando si parla di Firenze presa d'assalto dai turisti, i fiorentini che si allontanano dal centro storico. Lei ravvede qualche errore? Non si può fare di Firenze un museo. Non, questo no, è un museo all'aperto e deve rimanere così, non la chiudiamo, però cerchiamo di conservare il patrimonio. Ha citato la parola patrimonio, ha parlato del patrimonio di Firenze anche Matteo Renzi in un documentario, sì, che molti hanno visto e di cui molti hanno parlato. Sì. Lei lo ha visto? Sì, l'ho visto, non è male. Come lo giudica, sia da un punto di vista storico che da un punto di vista dell'opportunità di un ex sindaco, un ex premier, di cimentarsi in un'avventura del genere? Ha fatto una bella cosa per Firenze, magari l'avrà fatta anche per se stesso, non dico, perché da questo lui ha preso sicuramente lui. Perché si è improvvisato un giornalista esperto, che cosa che viceversa non lo era prima, quando l'ho conosciuto io non lo era, tant'è vero che ha fatto anche un errore un po' grossolano nel suo primo libro, invece ora è preparato, si è dimostrato molto preparato. A me è piaciuto, è un bel documentario, e sicuramente ha fatto bene a Firenze, perché anche se la città non ha bisogno di essere conosciuta, però è sempre un bel veicolo, un'opportunità che si offre a chi non la conosce di venire a Firenze. Lei ha guidato il corteo della Repubblica Storica Fiorentina per lunghi anni. Quella è l'immagine di Firenze migliore. Magari se volessimo guardare a un domani, ripartire proprio dalla vera tradizione fiorentina, partiamo da lì per riprogettare un futuro? Si potrebbe cominciare addirittura a insegnare il calcio a ragazzi, a bambini, e allora verrebbe veramente il calcio fiorentino senza quella connotazione di violenza, perché nel calcio la violenza è insita, è congenita nel calcio, perché se no si chiamerebbe disporsi a battaglia quando ci si dispone nel campo, no? Quindi c'era questa sensazione di battaglia, però ora siamo andati un po' oltre. Quindi riportare un pochino fino da bambini, da ragazzi, a giocare quello che era il gioco tipico di Firenze e che poi è diventato il gioco mondiale, va bene, e non sarebbe male.